fratelli e sorelle dell'Urbex by il vostro postman. Ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video Urbex. Ho tolto lo zoom, sì. Allora, oggi tentiamo di fare una esplorazione clamorosa. Mi trovo a Potenza Picena e oggi cerco di esplorare la discoteca abbandonata Babalù, cioè una roba che ha del clamoroso. Allora, come funziona qui? Intanto vi do un attimo i cenni storici mentre mi avvio qui a una delle entrate, perché adesso qui devo vedere se riesco ad accedere. Altrimenti devo rifare il giro e tentare dall'altra parte. Allora, come funziona qui? Qui nel 2000, quindi parliamo di la bellezza di 24 anni fa, viene inaugurata questa discoteca. Una discoteca che praticamente sorge su un laghetto artificiale. Adesso ve lo faccio vedere perché qui la zona è spettacolare, bellissima. Qua dietro ci sta il mare. Viene creato questo laghetto artificiale. Adesso ve lo faccio vedere da qui, da questo pontile. Allora, come funziona qua? Allora, ecco qua. Cioè, guardate voi la magnificenza del posto. Allora, il Babalù sta là dietro. Qui viene creato questo laghetto artificiale. Adesso io qui spero che si veda tutto bene perché sulla telecamera non vedo una ceppa. Ecco, ve lo sto mostrando in panoramica. Qui ci sono tutte le barche, guardate che roba fantastica. Viene creato questo laghetto artificiale qui, perché là dietro, qua dietro, come detto, io sono venuto da qua. Io sono arrivato da qua dietro, ho fatto quel percorso lì grazie ad un signore gentilissimo, il signor Massimo, che mi ha fatto da anfitrione, da lì dove reggo la macchina. Su questo laghetto artificiale viene creata questa discoteca nel 2000. Non fosse che nel 2014, praticamente ho letto, questa è la storia, praticamente che succede? Succede che il pavimento di una delle zone da ballo, mi metto qui a favore dell'Ugeco, di una delle sale da ballo, comincia a perdere cemento e polistirolo, perché erano fatte di cemento e polistirolo. Quindi inizia ad inquinare il laghetto. Quindi il Babalù viene chiuso per questa problematica, diciamo, ambientale. Poi c'è stata dietro tutta una causa per praticamente bancarotta fraudolenta, ma non ci interessa. Poi addirittura gli ex proprietari sono stati scagionati da questa cosa qui, e quindi ecco, la cosa clamorosa qual è? La cosa clamorosa che è stato chiuso per motivi di impatto ambientale, ma adesso giace nell'incuria, nell'abbandono, nella desolazione più totale. È stato riacquistato ultimamente, ma qui chiaramente ad una cifra anche, penso, abbastanza, mi diceva il signor Massimo, abbastanza alta, ma qui chiaramente per sistemare, bonificare e quant'altro servirebbe un'altra paccata di euro, e chiaramente chi è che se adesso si imbarca in una situazione del genere. Peccato, perché la zona era molto questa era una discoteca nei primi anni del 2000 che era molto 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 frequentata, faceva i pienoni praticamente ad ogni fine settimana, ci veniva una marea di persone praticamente da tutto il centro Italia e non solo, c'era l'area VIP dove c'erano anche very important people, è vero, è vero. E poi dopo, come detto, tutto cade in disuso, tutto cade in rovina per questa motivazione, come detto, ambientale, ma adesso altro che impatto ambientale. Ok, allora, questo è l'intro del video. Adesso arriva una macchina. Adesso io cerco di
incunearmi, cerco di entrare dentro, spero di trovare l'entrata qui, perché se no devo rifare il giro e passare dalla parte opposta, non è che ce n'ho tanta voglia, e quindi niente, e quindi tentiamo, proviamo e poi passiamo chiaramente sulla GoPro e vediamo e cerchiamo di esplorare il più possibile. Sono le ore 15, oggi è sabato 26 ottobre. Sono venuto qua molto presto perché voglio avere più ore di luce possibili a disposizione per poter esplorare il più possibile. Adesso tentiamo. Chiaramente le prossime immagini passiamo sulla GoPro. A tra poco, like, iscrizione, passa pure, ecco, passato pure lo treno, tutto quello che vi pare. A tra poco, dentro al Babalù, ciao! Allora, da questa parte Rienafer, anche perché era tutto chiuso e ci stava anche un cane di proporzioni ciclopiche, non è il caso. Quindi provo dall'altra parte, spero che riesco ad accedere, porca miseria. Vabbè, da sta parte non è cosa, ci stava un cagnaccio di proporzioni enormi, cioè una roba proprio allucinante. Speriamo, beh, adesso qui vi faccio anche una panoramica del laghetto. Allora, ecco qua, chi è? Guarda che roba, non vi riprendo, stavo facendo solo la pa... Senta, scusi, dall'altra parte si riesce ad entrare al Babalù? Dall'altra parte, dove sta la catena? No, io da qui ci ho provato, ho lasciato perdere perché ci sta un animale, cioè ci sta un animale enorme, non è il caso. Una biscia? Mo provo dall'altra parte. No, un cane grandissimo c'era. Un cane enorme, ho lasciato perdere. Adesso provo dall'altra parte. Grazie, scusi il disturbo. Ciao! Allora ragazzi, comunque guardate, cioè il posto è... Io tenete conto che ci sarò stato nel 2001, nel 2002 forse, boh, forse è aperto nel 2000, forse nel 2001, quindi 21 anni, cioè, vabbè, 21 anni fa non mi posso chiaramente ricordare. Adesso provo l'altra entrata, ecco, sperando che... come dire, lì il cane che stava da quella parte lì non è che mi ha dato buonissime vibes. E adesso niente, proviamo dall'altra parte, dove ci sta praticamente dove c'era, credo, l'entrata principale. Quindi niente, proviamo dalla parte opposta, tentiamo, se va a tentativi speriamo bene, mal che vada vi faccio vedere un'altra volta qui il laghetto artificiale che hanno creato. Ecco, mi fermo qua. Ecco, questo è il laghetto. Laggiù in fondo, dove si vedono quelle strutture in mezzo a quelle palme, laggiù ci sta la discoteca abbandonata. Ripeto, mo ci arprovo. Tentiamo l'entrata dall'altra parte. Stay tuned. Allora ragazzi, forse ho trovato. Intanto vi faccio vedere qua questo, che probabilmente era tutto l'immenso parcheggio che circondava la zona. Eccola, questa qui, e lì ci sta un pertugio dove si può entrare. Eccolo qui, lì ci sta il cancello, qui è tutto aperto, tutto in presenziato. E niente, entriamo, speriamo bene. Più che altro ma un po' messo in ansia quella bestia che ci stava dall'altra parte. Mamma mia, qui la zona è immensa. Allora io direi sto dentro al Babalù, ragazzi. Passiamo sulla GoPro, adesso mi preparo tutto e poi cominciamo l'esplorazione. Quindi adesso passiamo sulla GoPro. A tra poco, ciao.
Ok ragazzi, ci siamo. Allora, proviamo a vedere prima sta struttura qua. Ci siamo. Ci siamo. Cioè, è una roba immensa. È una roba immensa. Spero che non mi rompa le scatole. Buonasera! Faccio un po' di riprese. No, ho visto che mi guardava, mi sono preoccupato. C'ho un canale YouTube. Praticamente, non la riprendo, riprendo da qua. Praticamente visito i posti abbandonati e poi metto su... È anche una forma di denuncia, praticamente. Grazie, Ciao. No, vabbè, ma visto. Giustamente uno... Allora, vediamo qua, dai. Cominciamo qua. Ok, cominciamo qui. Qui ci stava lo Sky Club. Porca miseria, ragazzi. Allora. Porca miseria. Guarda qua, qua ci sta tutto. Qua ci sta tutto. Qui ci stava il bar. Porca miseria. Allora io comincerei da sotto, dopo vado sopra. Io comincerei da sotto. Ok, vediamo che ci sta qua dietro. Porca miseria, che macello. Questi sono i bagni, questi erano i bagni, in teoria sì, questi erano i bagni, che schifo, vabbè, quasi quasi ne approfitto, faccio un attimo da dove ci sta i bagni. Ok, allora, ci sta i bagni e ne approfitto. Allora, un attimo, stop. Ok, allora, i bagni del Babalù sono stati usati un'ultima volta. Vediamo qua che ci sta. Vabbè, qui ci stavano i bagni. Vabbè, questi erano i bagni. Ok, proseguiamo. Qui ci stava tipo zona accoglienza, vabbè, una roba del genere. Esistra, sì. Ok. Allora, proviamo ad andare sopra. Porca miseria. Tutto devastato, tutto smacellato. Cioè che qui, voglio dire, qui ci stava le varie zone privé. Ecco. Ok. Proseguiamo. Mamma mia, che macello, ragazzi. Che macello, che macello. Ok. Ok. Allora, vabbè, non ve nascondo come sempre che l'ansia è latente. Latente e palpabile. Anche se comunque è giorno. E quindi sto per quello abbastanza tranquillo, pardon, sì, vabbè. Milano è carina. Ok, andiamo a vedere un attimo qua fuori. La bila non serve. Qua fuori la bila non serve. Ok.
Guardate che roba che era. Tutto smacellato, tutto distrutto, abbandonato, in disuso. Che peccato. Come detto, questo era... Qui che è? Qui c'è stato un altro bagno in condizioni pietose. Evitiamo la ripresa, veloce. Ok. Continuiamo l'esplorazione andando sotto. Questo era, come detto, lo Sky Club. La particolarità di questa struttura, giusto appunto, era che sorgeva su questo... Io già mi sono perso. Allora, qua dietro che ci sta? Vediamo un po'. Cassetti. Qui decorazioni natalizie, niente meno, vabbè, sopra. Si è portato via tutto lo rame, ovviamente. Io già mi sono perso, ragazzi. Allora, è immenso, è immenso. È una struttura colossale. Qui, allora, Sky Club, Dom Perignon, Absolute, Chip Shop. Vabbè, qui ci stava il bar. Qui mi sembra di aver capito che ci stava il bar. Ok. Diciamo che questa porzione qui l'abbiamo vista praticamente tutta. Vabbè, i cosi c'è sta tutti ancora i come caspita si chiama? I divanetti, ecco, i divanetti. Ok. Proseguiamo. Sta zona qui sotto l'ho vista tutta. L'uscita stava qua dietro. E proseguiamo. Questo era lo Sky Club. Ok. Proseguiamo sotto. Chiaramente io cerco di riprendere il più possibile. Volevo vedere che ci stava. Ci stava qua sopra. Allora, ecco qua. Qui che ci sta. Tutto aperto. Tutto aperto, tutto abbandonato. Guarda qui che macello, madonna. Che macello, ragazzi. Guarda qua, non ho visto. Porca miseria. Che macello, ragazzi. Ah, qui sto sempre dentro lo Sky Club, probabilmente, ok. Andiamo avanti. Che porta qui ci stava tutte le apparecchiature. Guarda che roba, oh, porca miseria. Qui ci sta un tombino. Ok, volevo andare a vedere sopra, volevo fare una panoramica da sopra. Adesso ci andiamo, poi proseguiamo sui piani bassi. Passiamo da qua, facciamo ste scale, facciamo una panoramica da sopra. Allora, sì, continua. Eccolo. Guardate che roba, ragazzi. Eccolo qua, ci siamo. Qui decisamente la pila non serve.
Allora, qui dominiamo tutto, qua dietro ci sta il mare. Ok, ecco, vi faccio vedere un po' di mare. Le porto Recanati. Ok, da lì sotto si va sulla spiaggia. Panoramica veloce, perché non mi voglio far notare più di tanto. Non che sto a fare niente di che, ovviamente, però. Ok, allora, la struttura praticamente era composta da 5 zone da ballo, più, ecco, lì c'è sta il laghetto artificiale. Ok, proseguiamo. Praticamente la struttura era composta da 5 zone. Allora, qua ci sono passato, sì. Da 5 zone dove praticamente si poteva ballare, e più ci stava anche il ristorante. E come detto, questa struttura nei primi anni 2000, aspetta che qui, ecco. Ok, questa struttura nei primi anni 2000 era molto molto in voga come discoteca. Ripeto, io ci sono stato una volta sola quando ero piccolo. Allora, proseguiamo da sta parte. Vagamente mi ricordo dei posti, vagamente. Bisogna che ogni tanto do un'occhiata alla telecamera, perché, ok, vediamo questa struttura qua, vediamo che ci sta qua. Allora, qui ci sta un'altra struttura, qua si è portato via tutto, hanno disintegrato tutto. Allora, vediamo che ci sta qua, porca miseria. Ah, questa è una piscina, eh. Ah, lì c'era lo scivolo. Questo era lo scivolo. Ok. Qui c'è stava lo scivolo e questa era la piscina, era. Vabbè, adesso è una pozza non meglio definibile. Qua ci sarà stati tipo gli spogliatoi. Qui bisogna che guardo dove metto i piedi, perché sennò casco dentro. Vediamo qua. Oggi, ragazzi, fa un caldo becco. Ecco, qui ci stava tipo gli spogliatoi, toilette. Qui ci si metteva tutte le, per andare in piscina. Ok, proseguiamo. Io direi che qui è chiuso, passiamo dall'altra parte. Porca miseria, ragazzi, che macello, guardate qui c'è stava tutti, come detto, gli scivoli. Sto bondigello sarà affidabile? Vediamo qua. Mamma mia. Che disastro, ragazzi. Che disastro, che peccato. Che peccato. Che qui ci stanno tutte le docce. Che peccato, che spreco dei soldi, ragazzi. Ok, qui siamo passati. Che è qua per terra? Extra, exit. Che è? Chi? Icona.
Beach Club, qui c'era il Beach Club, ok. Qui ci stava il Beach Club praticamente. Ok, il club spiaggia. Ok. Abbiamo capito. Questo era il Beach Club, ragazzi. Questo era il Beach Club, o quello che chiaramente ne rimane. Poi, vediamo qua. Andiamo a vedere qua sopra. Qui ci sta. Vedete, tutto particolare perché sorgeva tutto sul laghetto artificiale che era stato fatto. Ecco qua, questo era tutto il Beach Club, questo qui. Queste mi regge, sì. Non è che casco giù. Porco mondo che caldo. Dio santo. Qua sotto c'è sta un'altra piscina spettacolare. Guarda che roba, oh. Porca miseria. Peccato che, ripeto, già c'ha tutto qui nell'incuria più. Qui ci stava il bar. Credo. Ci sta scritto. Andiamo a vedere sta piscina qua. Questa era la piscina, l'altra piscina, piscinetta più piccola, probabilmente questa era per i bambini, probabilmente. Che è, oh? Che è? Ci starà i serpenti. Ok. Eccola qua. Questo era il Beach Club, come detto. Qua dietro che ci sta? Madonna che caldo che è, oh. Guarda qui che bello che era, oh. Che anfratto naturale che ci stava qui. Qua sopra ci sta altro, adesso vediamo. Ok. Comunque qui ci stava tutta la zona piscina, suppongo, per, vedi, tutto fatto con le palme, molto molto tropical. Ok, allora proseguiamo l'esplorazione. Guarda qui dentro, qui ci stava lo baretto. Abbiamo detto, quindi sta a passare il treno, quindi questo era il Beach Club, la zona piscine. Abbiamo visto gli scivoli con la piscina grande. Penso che non mi conviene a passare sul pontile perché non mi ispira tanta fiducia. Vediamo un po'. Giusto per dare un'occhiata. Ok. La panoramica veloce. Non mi ci azzardo perché è tutto fragile, con legno, è meglio di no. Ok. Proseguiamo. Questo, ragazzi, era il Beach Club. Proseguiamo.
ancora avanti e vediamo che cosa ci riserva ancora il famoso, oramai in disuso da praticamente 14 anni, Babalu. Qui ci stava tutte le locandine. Ecco qua. Devo cambiare mano perché mi fa male. Allora, qui che ci sta adesso? Vediamo un po', qua è chiuso. Però è aperto dall'altra parte. Ah, ma mi sa che è la piscina di prima, eh. Era sempre la piscina. Guarda qui. Porca miseria, ma qui ci sta una macchina. Qui ci sta una macchina. Che cazzo ci fa una macchina qui? La macchina che mi pare va, la macchina, quel che ne resta ovviamente. Porca miseria, una bicicletta. E qui è entrati, l'ha abbandonata qui sugli coglioni. Hai capito? Porca miseria, porca miseria, ragazzi. Ecco, e teniamo conto, ripeto, che questo posto è stato chiuso perché impattava sull'ambiente. Allora, qui è aperto, qua che ci sta? Vediamo un po' qui se riesco ad incunearmi. Porca miseria, qui è lo sfagello più totale, eh? Qui è lo sfagello più totale, ragazzi. Ci sta una barca. Ero curioso di vedere dove stava il ristorante. Proviamo ad andare qua dietro, vediamo un po' qua dove ci porta. Allora, è probabile che questo video sarà diviso in più parti. No, qua giù è chiuso. Qua giù è tutto chiuso, credo. Allora, ecco, io stavo dall'altra parte. Ok, io stavo dall'altra parte. Questa è la parte dietro, praticamente. Questa è la parte dietro. Ok, questa è la parte dietro. Allora devo cercare di passare quella parte lì, dove ci sta quel cane enorme. Dove ci sta? Io stavo dall'altra parte prima. Ok, proviamo ad entrare qui. Sfragellarmi un altro tendine. Ok. Porca miseria, ragazzi. Scenario apocalittico. Scenario The Last of Us. Qui ci sta due barche. Porca miseria. Questa credo che sia l'ultima parte dove ci sta il ristorante. Porca miseria, ragazzi. Sì, direi proprio di sì. Porca miseria. Allora, io direi cominciamo da sotto, poi andiamo. Guarda qui un'altra macchina. Qui ci sta un'altra macchina parcheggiata, oh. Ma che è, un vizio? Porca miseria. Porca miseria. Qui ci sta un'altra macchina parcheggiata, ragazzi. Tiè, guarda che roba. Ovviamente la targa ci sta più. Porca miseria. Ok, vediamo qua tutto. Cerchiamo di riprendere tutto per bene. Io sono contento perché oggi sono riuscito a ritagliarmi sto paio d'ore per poter fare
questa nuova esplorazione urbex by il vostro postman. Qui ci sta l'altra macchina, questa è messa un po' meglio rispetto alla Pan. Porca troia, è un uccello, mi pareva qualcuno che ha detto chi è, mi pareva. Porca miseria, questo credo che fosse il ristorante, ragazzi. Mamma, voi guardate la zona, quello che era. Guardate la zona, quello che era. Babalù, il grande Babalù. Questo credo che fosse il ristorante, ragazzi, la zona ristorante. Porca miseria, ragazzi. Tutto pensavo, ma non di trovarci le macchine. Non di trovarci le macchine parcheggiate. Porca miseria. Allora, finiamo a vedere qui dentro. Finiamo a vedere qui dentro. Qui c'è sta un frigorifero scaravoltato. Queste sarà state tipo boh, le cucine. Graffiti. Che ci sta qui dietro? Altri cessi devastati. Altri bagni devastati. Pensa un po' a visitarlo di notte sto posto. Se non ti caghi letteralmente nelle mutande. Aspetta, va che passo da qua. Allora, spegniamola questa adesso. Ok. Allora, qui ci sta la chiusura dietro. Qui ci sta la chiusura. Qua si apre. No. Qua è chiuso. Allora, proviamo ad andare sopra. Porca miseria, ragazzi, le macchine parcheggiate dentro lo Babalù. Porco due. Due macchine lasciate qui. Magari rubate, probabilmente. Ok, andiamo sopra. Andiamo sopra e poi possiamo dire di aver visto praticamente tutto. La macchina di qui sopra. Facciamo la panoramica da qui. Ok. Porca miseria, ragazzi. Che sfacelo, che devasto. Che macello. L'apocalisse, veramente, l'apocalisse. Vetri tutti spaccati. Qua tra poco penso che dovrò cambiare la batteria della telecamera. Porca miseria. Allora, io direi che mi fermo un attimo e cambio la batteria della telecamera. Così bevo pure, perché ho un po' di secchezza delle fauci, come si suol dire Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, mi fermo un attimo, poi andiamo a fare praticamente la, diciamo, la conclusione di questo video incredibile, di questa esperienza urbex incredibile, il vecchio Babalù, il glorioso Babalù di Porto Potenza Picenna. Allora, è il momento di cambiare la batteria alla telecamera. Cambio la batteria alla telecamera, bevo un attimino, riprendo fiato e poi proseguiamo con le ultime, penso l'ultima porzione de zona, che è giusto, credo che sta dentro, credo che questo fosse il ristorante a suo tempo. E a tra poco, ciao. Con visuale qua, ti è. Ok, allora,
proseguiamo. Ho cambiato la batteria alla GoPro perché era ora e credo di essere nel ristorante, quindi andiamo a chiudere in qualche maniera questa esperienza con la quale abbiamo riscoperto il Babalù, il vecchio Babalù. Porca miseria, qui ci sta la tromba dell'ascensore, porco Giuda, tiè, guarda che roba, ci sta pure la tromba dell'ascensore, porco Diaz. Allora vediamo qua, vediamo se riusciamo ad andare pure sotto per non lasciare nulla di intentato. Mazza come me se magna le batterie sta GoPro. Ringrazio il mio collega delle poste, che grazie al quale posso realizzare questi contenuti urbex. Passa il treno. Qui che è? Qui tutto scatafasciato. Volevo vedere il locale di sotto, volevo vedere. Qui ci stanno i piattini, sì, decisamente questa era la zona. Era la zona ristorante. Qui ci stanno tutti i piattini di caffè. Tiè. Qui ci stanno tutti i piattini di caffè. Quindi credo di aver centrato il fatto che questo fosse il ristorante. Il ristorante del Babalù. Chiaramente facevano feste a tema, suppongo, e quant'altro, dato che ci stava pure il ristorante. Porca miseria, ragazzi, che condizioni allucinanti. Qui c'è sta tutto, è stati portati via tutti i quadri elettrici, tutte le, il coso, vabbè, il, manco a dirlo, il rame. Ok, allora qui ci stava il vano dell'ascensore. Allora ragazzi, io direi che praticamente con la zona ristorante abbiamo visto tutto. Abbiamo praticamente visto tutto il Babalù. Direi che mi posso avviare verso la conclusione. Rifacciamo un altro giro qua sotto. Aspetta, qui c'è sta scritto... Ah no, è un graffito, niente. Rifacciamo un giro qua sotto. Porca miseria, che sfacelo, ragazzi. Che sfacelo. Ma come cazzo ha fatto a portare qui le macchine? Porco mondo. Vabbè. Qua dentro che ci sta? Aspetta. Qui ci sono entrato? No, qui non ci sono entrato. Qui non ci sono entrato, ragazzi. Forse mi era rimasto proprio questo da vedere. Questa porzione qui del... Qui ci sta un altro... Un altro frigorifero. Un po' di materassi. Guarda qui che macello, guarda che disastro, che... Porca miseria. Allora, qui credo che si ritorna sulla zona antista... Ah no, la parte dietro. Questa è praticamente la parte dietro. Guardate qui che disastro, che disastro. Tutto completamente vandalizzato, ovviamente. Ah! Guarda qua. Praticamente ve lo sto a far vedere. Qui proprio la vegetazione si è... Qui la vegetazione si è riappropriata di tutto, praticamente qua. Ah! Qui dietro si passano. Ok, niente, praticamente mi era rimasto, qui ci sta una bombola,
era rimasta questa porzione. Qui che ci sta l'antrocesso. L'antrocesso leggermente, come dire, utilizzato in maniera... E qui ci sta un'altra parte dietro del... Un'altra parte della zona ristorante, cioè potrei provare a passare qua sotto. Cazzo! Ah! Ok, cioè sono passato, ho dato una cappellata sulla trave, ok. Allora, cessi, altri cessi, bagni leggerissimamente intasati. Tutto devastato, tutto distrutto, tutto sbudellato. Tiè, guarda che roba. Vabbè. Ragazzi, io comincio ad avviarmi verso la conclusione di questo video. Adesso qui sotto cercando di non dare un'altra craniata. Ecco qua, me l'ero ticcato come si suol dire da tempo, il vecchio Babalù, e sono riuscito a portarvi anche l'esperienza urbex legata al vecchio Babalù. Ripeto, una discoteca costruita nel 2000, inaugurata nel 2000, chiusa nel 2014 perché, ripeto, praticamente, sentito un rumore, praticamente quella che era la composizione di cemento e polistirolo del pavimento della pista da vallo cominciava a rilasciare detriti praticamente nel laghetto artificiale su cui il Babalù è stato creato, costruito, e per l'impatto ambientale, siccome quella roba praticamente inquinava, è stato chiuso. E, vabbè, poi adesso è in queste condizioni pietose di totale incuria ed abbandono. E quindi diciamo che qui l'impatto ambientale è andato beatamente a farsi benedire, per così dire, perché adesso vedete in che condizioni verte il glorioso Babalù di Porto Potenza Picena, provincia di Macerata, dove tutti i fine settimana tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, io compreso, per una volta treno. Passa il treno. Il bello è che in sto posto ci sono venuto una volta, sto posto qua ci sono venuto una volta, quando ero, non so se ci avrò avuto, mi ero lasciato da poco, quindi 2000, ci avrò avuto 20, forse nel 2000 proprio quando è stato aperto, ci avrò avuto 20 anni insomma, quindi 20-21 anni, e mai avrei pensato che ci sarei tornato da urbexer, da portatore di contenuti urbex sul mio canale YouTube, a distanza di poi 14 anni, anzi 24 anni, perché è stato chiuso nel 2014. Ragazzi, io direi che con la zona ristorante possiamo anche chiudere questo video. Sono le... Che ore? Vediamo un po' che ore. Sono le 16, quindi in totale ci ho messo un'ora, penso più o meno, un'ora a trovare l'entrata prima di tutto e poi a visitare tutta la zona. Peccato che verta in queste condizioni. Ecco, peccato che sia rimasto così adesso. Altro che impatto ambientale, insomma, adesso altro che impatto ambientale, ecco, perché qui di ambientale veramente non ci sta
non ci sta più nulla. Penso di avervelo fatto vedere tutto. Ho fatto vedere la zona beach, lo Sky Club, il Beach Club, e poi ho fatto vedere anche il ristorante. Quindi in teoria ho fatto vedere tutto quanto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qui sotto se magari siete mai stati in gioventù in questo luogo di divertimento e di pura, come dire, gioia, al suo tempo, ovviamente al suo tempo, e questo è il magico mondo, questo è il magico mondo dell'urbex. Faccio un'ultima panoramica qua, poi magari facciamo l'ultima ripresa dalla zona sopra. Questo è il magico mondo dell'urbex, di cui io mi sono appassionato da un po' di tempo a questa parte. Bello, bellissimo, bellissimo riscoprire questi luoghi che mi danno modo poi di, come detto, di stare da solo, di stare per i cavoli miei quando non c'ho i figlioli, e niente, di poter un po' così riflettere sulla mia vita e sul momento che è quello che è. Cambio il braccio perché non la faccio più, e quindi l'urbex mi aiuta, è diciamo una sorta di terapia, dato che non ho i soldi per lo psicanalista, mi aiuta l'urbex, pensate un po' voi, pensate un po' voi. Va bene, magari faccio la chiusura sul tetto con panoramica del circondario e poi ci salutiamo. A tra poco, ciao. Allora, c'ho modo di fare un'altra piccola ripresa, perché qui ho trovato questo che era il, praticamente questo era dove ci sta la panda parcheggiata, per così dire. Ecco, questo era Pueblo de Escribe tu Historia, Pampero Club, il Pampero Club ci stava qui. Entriamo nella vegetazione perché mi sembrava interessante. Qui forse ci stava un angolo bar, forse qui ci riporta qua alla zona, al beach. Qui ci riporta al Beach Club, dopo magari passo da sta parte, ma volevo vedere che ci stava qua dietro, se si riesce. Ah, ci sta quella porzione del lì dietro di, aspetta, qui ci sta un sentiero, no. Allora, qui ci porta, allora, qui ci riporta sempre al Beach Club. Guarda che belle che era ste zone nella piena vegetazione simil tropicale. Vediamo un po' qua dietro se riesco ad incunearmi. Ci sta qui dietro, che è qua, è passato un andotreno. Guarda che macello, ragazzi. Ah, ok, vabbè, qui ci sta il coso, vabbè, ci sta la zona ristorante, ok. Giusto per non lasciare. Chi è? Porca miseria, che paura. Dio santo, mi sono impaurito. Salve. Mi sono impaurito, scusi. Porca miseria. Mi ha fatto via un colpo. Come si chiama, signore? Come? Roberto. Ciao Roberto, mi ha fatto via. Mi ha fatto via un colpo, Roberto. Porca miseria. Grande Roberto, ciao. Mamma mia, porca puttana, ragazzi, mi sono cagato in mano. Vabbè, porca troia, Roberto, grande Roberto, mi ha fatto via un coccolo, Roberto. Porca miseria, stavo concentrato, stavo nella spiegazione. Dai, ripassiamo dal Beach Club e chiudiamo da sopra. Porca miseria, mannaggia, te pozzino che asti che atte, Roberto. Vediamo anche un attimino la piscina qui dei bambini.
Porca miseria. Vediamola un attimo qua. Eccola. Vedi qua sotto. Ci sta tutto. Ecco qua. Ragazzi, vi sto facendo vedere tutto. Tutto. Roberto stava pescando e ha pensato bene di far venire un coccolone al postman. Porca miseria. Che miseria. Momento epico che va assolutamente clippato, eh. Momento epico che va clippato assolutamente, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Va bene. Allora, abbiamo fatto una ulteriore ripresa per non lasciare intentato nulla nella zona beach club, nella zona piscine per i bambini, e niente, ragazzi, questo è quanto. Spero davvero che, passato un lucertolone, spero davvero che il video vi sia piaciuto. Io ho cercato davvero di portare il più possibile. Qua sopra c'è stato? Possiamo chiudere da qua. Sì, mi pare ci sono stato qua. Mo ho perso la cognizione del tempo. Mi pare che ci sono stato qui. Comunque, ecco, qui ci sta. Dominiamo da qua. Da qua dominiamo e facciamo la chiusura. Porca puttana, ragazzi, mi sono cagato in mano. Facciamo la chiusura da qui. Con il sole alle mie. Come mi posso mettere? Mi posso mettere così, ecco. Porca miseria, mi sono cagato in mano, letteralmente. Grandissimo, grandissimo Roberto, top. Se vedi questo video, Roberto, sei il mio mito. Mi hai fatto via un coccolone. Che miseria, ragazzi. E, niente, ragazzi, questo è quanto. Lasciamo con il bellissimo laghetto artificiale, con le macerie oramai abbandonate del Babalù. E niente, e come detto, ai prossimi appuntamenti lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete fatto, ai prossimi appuntamenti sul canale del vostro postman. Qui ci sta anche, volendo, un'uscita che mi permette di passare sul... Ah, vedi, qui ci sta... Aspetta che questa la faccio, sta ripresa adesso qui. La facciamo sta ripresa, così andiamo a salutare il signor Roberto. Aspetta che qui ci sta, ho visto che qui ci sta, perché sono passato dall'altra parte del pontile marcio, qui ci sta una sedia e si può accedere al pontile, eccolo, tiè, guarda che roba, eccoci qua, tiè, guarda che spettacolo, eccolo qua, ragazzi, questo è il Babalù, guardate che spettacolo. Ecco, lì ci sta il signor Roberto che mi ha fatto pigliare un coccolone, eccolo lì, il signor Roberto. E qui ci sta, questo è tutto il laghetto artificiale dove il Babalù è sorto. Io ho lasciato la macchina, lì ci stanno le scritte, le vedete? Ho lasciato la macchina praticamente là dietro. E poi dove è sorto e poi, ahimè, è anche decaduto. La genesi e poi, ahimè, la decaduta del glorioso, come detto, Babalù. Facciamo, ecco, tutta una bella, guardate oggi poi che giornata ottobrina, che pare una giornata di, non lo so, di tarda, di primavera, insomma, tiè. Dove cazzo vi porto, ragazzi? Ma dove porto? Dove vi porto, eh? Con Roberto che mi ha fatto pigliare un coccolone. Che miseria, ragazzi. Dove vi porta il postman? Dove vi porta? Scenario meraviglioso, scenario da sogno, scenario clamoroso. E oggi mi sono ritagliato questa oretta per farvi vedere tutto questo. Allora, direi veramente adesso che possiamo chiuderla qua, facendo una panoramica in tal guisa. Ecco qua, panoramica totale proprio della zona. Qui cerchiamo di non cascare dentro l'acqua perché non so mangono da. E niente, lasciate un like, iscrivetevi. Come ripeto, scrivete qua sotto
quello che volete. Se il video vi è piaciuto, ai prossimi appuntamenti sul canale del vostro Postman. A presto. Naggia miseria Roberto, che coccolo che mi ha fatto pigliare Roberto. A presto, ciao 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 ciao.